Ciao, sono Claudiana Lusca, sono qui oggi in qualità di musicista nonché di docente Padova Arte per presentarvi una prima lezione di violino. Suona il violino? Innanzitutto bisogna assolutamente assumere una posizione equilibrata, cioè distribuire il peso del corpo tra le due gambe, quindi piedi un po' distanti uno dall'altro e cerco di essere il più possibile rilassata, sia di diciamo mantenere rilassate sia le spalle che le braccia. Poi prendo il violino con la mano sinistra e l'appoggio sulla spalla sinistra. Attenzione perché il violino non va appoggiato né davanti né dietro, quindi alla mia sinistra, in posizione orizzontale rispetto al pavimento. Una volta che siamo sicuri di averlo posizionato bene, mi giro con la testa e posiziono la mascella sulla mentoniera. Poi pian piano la mano sinistra, sempre rilassata, va scivolata fino all'inizio del manico, che si chiama capotasto. Per quanto riguarda l'arco, invece, volevo innanzitutto spiegarvi come è costituito. Esso è fatto di una sticciola in legno, in questo caso abbiamo un arco in fibra di carbonio, è fatto dalla punta, che è questa parte finale dell'arco, dal nasetto, la parte iniziale dove appunto appoggerò la mano destra, e anche di questo fascio di crini, che sono i crini di cavallo. Per vostra curiosità, l'arco, l'arco antico assomigliava molto all'arco da caccia, quindi aveva un'altra forma, poi pian piano ha assunto le forme che voi vedete oggi. Come va impugnato l'arco? Innanzitutto appoggio il violino da un'altra parte e con la mano sinistra tengo l'arco, di modo che posso lasciare la mano destra libera dal peso dell'arco, perché solo in questo modo posso posizionarlo in modo corretto. Quindi non carico la mano destra del peso dell'arco, anche se non è molto pesante, però comunque per chi inizia meglio appunto sorreggere il peso con la mano sinistra. Dovete, prima di impugnare l'arco, dovete formare un piccolo anello tra il pollice e il dito medio, in questo modo, quindi fare un piccolo cerchio. Poi l'indice sta lontano dal dito medio e dal dito anulare e anche il mignolo, quindi dovrò tenere insieme, unite, il dito medio e il dito anulare. Una volta che ho provato di assumere questa forma, lo posiziono sull'arco. Il pollice va piegato e va posizionato in questa parte, quindi sempre piegato. Poi abbasso il dito medio anulare in questo modo, appoggio l'indice, diciamo nella seconda falange del dito, e il mignolo è l'unico dito che va appoggiato sopra l'arco, quindi non deve assolutamente scivolare giù, ma appoggiato sopra. Quindi, una volta che sono sicura di aver assunto una corretta posizione della mano destra, attenzione perché
non ho detto un'altra cosa, che il polso deve assolutamente essere nello stesso livello del gomito, quindi non potrò mai tenere l'arco così o al contrario così. Prendo il violino, quindi mettiamo sulla spalla sinistra, scivolo la mano sinistra verso il capotasto e posiziono l'arco sulle corde. Come ho detto prima, il violino è uno strumento cordofono, è fatto di 4 corde che sono accordate per quinte. Iniziando dalla più grave ottengo queste note: Sol, Re, La, Mi. Se voi avete notato, sul Sol avrò lo stesso livello tra polso e gomito, quindi devo stare su col gomito destro. Poi sul Re cambio l'angolazione, devo abbassare ottenendo sempre lo stesso livello tra polso e gomito e di conseguenza le altre corde. Quindi questo movimento qui. Posso aggiungere con la mano sinistra anche le dita, quindi ottengo non solo le 4 corde vuote che ho spiegato prima, ma una melodia, per esempio. Con l'arco possiamo suonare sia al tallone, a metà arco o alla punta. Al tallone suonerò in questa parte, posso tenere sia note sciolte che note staccate. Posso suonare a metà arco, staccate, note staccate, oppure alla punta. Per chiarimenti, suggerimenti e richieste scrivete a info@padovarte.com e visitate il sito www.padovarte.com. Grazie, Miro Papsi.